Domani ambasciatori sanguini a Washington, mi pare, si incontreranno Barack Obama e il nostro primo ministro Mario Monti. Cosa prevede lei? Cosa verrà fuori da questo incontro tra Barack Obama e Mario Monti per il bene anche soprattutto del nostro paese? Ecco, cosa porterà a Mario Monti questo incontro? Avere l'appoggio, non lo so se glielo darà Barack Obama pienamente a tutta la politica che sta portando avanti Mario Monti in Italia e in Europa. Ma intanto comincerei a dire che ogni governante europeo e soprattutto ogni governante italiano ha sempre considerato la visita a Washington, una volta insediata a Palazzo Chigi, come l'appuntamento con il quale viene sanzionato il suo ruolo sul piano internazionale. È una sorta di pedaggio di alto livello per entrare nel salotto buono della politica internazionale. Quindi c'è un aspetto, chiamiamolo ritualistico, ma ritualistico di sostanza e non solo di forma. E il fatto che Monti venga ricevuto da Obama a così breve distanza dall'assunzione dell'incarico, denota l'attenzione che Washington sta dedicando in questo momento al nostro paese. Monti va negli Stati Uniti portando con sé quella credibilità che era scesa sotto il livello del mare con il governo Berlusconi e che aveva creato imbarazzo un po' dappertutto, ma a Washington in modo particolare. Quindi è un modo per dire agli americani l'Italia non è più governata da quel personaggio, l'Italia torna ad essere attore della politica internazionale, della comunità internazionale. Terzo, Monti va negli Stati Uniti per presentarsi anche come protagonista della politica europea, quindi dell'Unione Europea. E quindi in quella veste, oltre che come primo ministro, a presentare le sue credenziali e le sue aspettative. E quali sono le sue aspettative? Sul piano bilaterale, naturalmente, è quello di consolidare un rapporto che ormai affonda le radici nella notte dei tempi. L'altro è quello di dire: guardate che l'Unione Europea, che fino a qualche mese fa appariva a rischio, oggi è più solida anche perché ha ritrovato un partner, l'Italia, che sta facendo il suo dovere e che ha rimesso in ordine a casa propria e che sta contribuendo alla ricostituzione di un disegno europeo degno di questo nome. Questo credo che siano i tre obiettivi, al di là degli aspetti più specifici, perché è evidente che Monti deve presentare ad Obama una realtà europea e una realtà dell'euro come realtà vitali. Non dimentichiamoci che in questo momento è nell'interesse dell'economia americana mantenere l'euro a livello alto e mantenere il dollaro a livello basso, perché questo facilita la ripresa economica. Non è casuale che l'euro, anche se è calato nel suo valore, però è tornato al di sopra dei 1,31. Quindi, ed è questo un sovrapprezzo che noi paghiamo per le nostre esportazioni. Quindi è un incontro molto importante. Vedremo cosa ne verrà fuori, soprattutto per quanto riguarda questo vincolo transatlantico che è sempre stata la grandissima priorità del nostro paese in campo internazionale. Ecco, ma Barack Obama cosa metterà nel suo, diciamo così, portafoglio di utile da questa visita? Ma sa, Obama in questo momento sta rimontando, no, nella sua corsa alla rielezione a presidente degli Stati Uniti. La visita di Monti diciamo, è un granello in più di questo mucchietto di credibilità che Obama vuole offrire
ai suoi concittadini, nel senso che ha il rapporto con uno dei personaggi europei sicuramente più stimati da parte dell'intelligenza americana. Non ci dimentichiamo che probabilmente la visita di Monti a Washington interesserà una ristretta cerchia di americani. La grande provincia americana probabilmente non lo saprà neanche che Monti sta lì, dobbiamo sempre dimensionare, no, le cose. Però ecco, Obama può avere, diciamo, ha sicuramente un interesse verso l'Europa e far vedere che grazie anche al sostegno di Obama l'Europa si sta riprendendo e può essere un partner importante sotto il profilo non solo economico, ma per quello che conta proprio in queste settimane, in questi mesi, proprio come partner nei rapporti verso un Medio Oriente che è forse l'elemento più critico della politica americana sul piano internazionale. Beh, in attesa di sapere quello che l'uno e l'altro otterranno di concreto da questo loro incontro, e lo sapremo con la loro conferenza stampa, e conclusioni che lei sicuramente commenterà nel suo prossimo editoriale. E ci proverò. La ringrazio. Grazie a lei. Di questo.